intervento, no? Perché si parla di sinergie, di integrazione dei porti, pur nella concorrenza, competitività. Il problema che si pone però è anche come si costruisce un retroportuale, un sistema di collegamenti che rafforzino le potenzialità del porto. Allora, questa cosa della ferrovia è una cosa che si discute anche in Slovenia, so, molto accesa, anche recentemente pare c'è stata una manifestazione pro o contro, raccolte di firme, eccetera. Allora, se lei poteva farci, signor Presidente, un po' il punto della situazione su questo dibattito in Slovenia, e comunque, come dire, come in una prospettiva non si possa anche vedere, senza che questo sia un'alternativa, ma sia anche possibile ipotizzare un collegamento anche ferroviario diretto fra i due porti. Di oggi c'è giustamente un collegamento stradale, autostradale. So che ci sono però paure, preoccupazioni. Un tempo lo proponeva Illy e i nostri operatori erano tutti contrari, perché dicevano: se va là, la Slovenia ci porta via tutto il traffico. Adesso lo sostengono gli italiani, e so che molti così ambienti sloveni dicono: ah no, se adesso viene la ferrovia ci portano a Trieste e ci porta via il traffico. Io credo che viceversa sia un problema concreto da affrontare, però ecco, in che logica oggi, in questo momento, visto l'onere dei finanziamenti e le diverse varianti, e insomma il dibattito che c'è in Slovenia. Credo che sia uno degli elementi anche di possibile integrazione e rafforzamento del retroportuale. Del resto, se noi andiamo nell'area del nord ovest Europa, beh, insomma, lì la rete di infrastrutture è molto ampia e molto, come dire, intrecciata. Tant'è vero, io credo, aggiungo questa battuta, ma credo che noi avremo una chance in più per crescere, proprio visto un po', tra virgolette, l'intasamento che esiste in parte nei porti anche del nord dell'Europa, non tanto nel porto ma quanto nella gestione retroportuale. E poi sui robot, quando è venuto qua l'ICT, noi siamo andati a vedere come funzionava a Rotterdam. Abbiamo visto questo piazzale con 5 super navi portacontenitori. Non c'era una persona in questo piazzale enorme, e c'erano solamente 3 persone che avevano 3 computer ognuno, che gestivano dall'arrivo del camion fino all'imbarco tutto quanto, senza persone né a nave né a bordo né in movimento. Ecco, per carità, so che questo sarà probabilmente anche il futuro sul quale dobbiamo e dovremo anche attrezzarci, ma questo non significa che non ci possa essere, anzi ci debba essere, la possibilità di avere con maggiore competitività anche su questo terreno una ricaduta di altre attività derivanti da un aumento dei traffici, tali per cui credo che non sia davvero una paura dell'innovazione. Presidente, vicepresidente, l'innovazione sì, ma forse ci vorrebbe anche pensare che davvero un rapporto fra l'innovazione, la ricerca, le capacità che abbiamo e il sistema trasportistico, il sistema portuale, forse un orientamento, una finanziamento o comunque un indirizzo anche universitario e delle ricerche delle imprese su questa possibilità di sviluppo, credo che possa essere, perché abbiamo, come dire, la base della ricerca, dei ricercatori, dell'innovazione in questa realtà, però anche è vero che c'è scarso legame fra questa e la realtà del sistema portuale, c'è più sull'industria ma non c'è su questo, credo che viceversa le app o qualcos'altro possa essere anche è sviluppato in questa direzione.